Ben ritrovati di nuovo su Review. Io oggi vado a recensire un router 4G LTE marcato Huawei che vi permette di poter inserire all'interno una scheda di memoria, ad esempio SIM, NIAD, TIM o Vodafone, quello che preferite. In questo caso ho inserito una scheda SIM NIAD con il 3G o 4G e trasmettere così il segnale come se fosse quindi un router wifi di casa. Non c'è bisogno quindi di avere un attacco wifi che richieda il numero di telefono della casa, dell'appartamento. Basta semplicemente sfruttare come un hotspot, diciamo, del telefono quando si condivide il proprio wifi. Ecco, basta semplicemente inserire la schedina all'interno di questo router e farà lui da trasmettitore di wifi, da hotspot in poche parole. Andiamo a vedere un attimo le caratteristiche. Innanzitutto vi dico che l'ho preso su Amazon ad un prezzo speciale, link in descrizione. L'ho preso comunque usato, non nuovo, e devo dire che anche usato funzionava tutto perfettamente. Come vedete qua c'è il display, si mette a fuoco. Display con power, mode, wifi, la possibilità anche della chiamata voice, segna il segnale quanto prende, in questo caso due tacche. Se è blu vuol dire che funziona perfettamente, quando è rosso vuol dire che c'è qualche problema. Se poi cambia il colore, in giallo se non erro c'è un problema di un altro tipo. Comunque sono scritte tutte nel librettino di istruzioni che arriva in dotazione nella scatola, e diciamo che quando capitava che il logo qua appariva rosso, scusatemi, era perché il segnale 4G era assente o comunque perché c'era un problema collegato alla rete. Il router in sé funziona perfettamente. Io avevo letto su Amazon tanti commenti: no, ma non funziona, dà problemi, si blocca. Non ho avuto problemi di questo tipo. L'unico problema che ho è, come vedete, il segnale, ma è dovuto alla NIAD, la scheda che in questa location, diciamo, non prende troppo bene il segnale. Comunque è disturbato anche dagli altri segnali, secondo il mio parere. Però il router funziona perfettamente, provato anche da mio amico. Come vedete abbiamo il pulsantino del reset, qua wifi, e qua lo slot dove si va a inserire la scheda SIM. Non è quella piccolissima, quindi è la via di mezzo per intenderci. Una volta che inserite all'interno, state tranquilli perché veramente si configura in modo senza problemi. Voi andate comunque sul sito, scrivendo appunto 192 eccetera, vi uscirà la configurazione, impostate password e quello che è. Troverete ovviamente le informazioni dietro. Io adesso le copro. Comunque sia, dietro c'è già scritto lo user, la password. Voi cambiate, mettete quello che volete, vi rinominate la vostra rete e ce l'avete qui. USB, power, corrente, alimentatore on off, e qua i vari attacchi, anche l'attacco Ethernet via cavo. Non fa rumore, non riscalda, quindi io lo tengo qua sul mobiletto della camera. Dimensioni compatte quanto una mano, qua c'è scritto Tele 2 perché molto probabilmente funzionava con la Tele 2, però vi rassicuro che è un buon investimento e vale sicuramente la pena se si vuole appunto avere wifi in un luogo dove non si vuole avere l'attacco telefonico o la rete. Quindi usate questo e potete stare tranquilli che attaccando uno, due smartphone, un tablet va sicuramente bene, e dipende soprattutto poi, vabbè, dall'abbonamento che avete di internet. Io ho quello classico con la NIAD da 7,99 euro, se non erro, al mese, 50 gigabyte, e funziona tutto perfettamente. Se avete domande, non esitate a pormele, link in descrizione di Amazon. Ci vediamo alla prossima review.